Fissa il tuo sguardo su Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Anche oggi accogliamo con gioia la buona novella del Vangelo e leggiamo insieme Luca 2, 22, 35. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». Amen. Carissimi amici, oggi abbiamo ascoltato una parola proprio del tempo di Natale. Pochi giorni dopo la nascita di Gesù viene presentato al Tempio. E al Tempio abbiamo due incontri profetici. Oggi accogliamo l'incontro con questo uomo di Dio, Simeone, la cui preghiera ed espressione di fronte a Gesù è quella che ogni giorno, ogni sera, pensate, prima di andare a letto, la Chiesa, nella liturgia delle ore, recita. Ora lascia, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto te. Salvezza delle genti, luce per illuminare i popoli. È meravigliosa questa espressione, questa preghiera, ed è uno stile di vita, cioè fissare lo sguardo su Gesù, accogliere Gesù tra le braccia e fissare con i propri occhi sempre, giorno dopo giorno, Yeshua, che significa Dio salva, che significa Dio è salvatore. Ecco la salvezza è Gesù. Ma quanto è importante, come Simeone, con i propri occhi fissare lo sguardo su Gesù. Quante distrazioni noi abbiamo invece quotidianamente nel mondo, nella nostra vita pratica, reale, nel lavoro, in casa, nelle preoccupazioni, in ciò che dovremmo fare, nelle pianificazioni e negli sconvolgimenti che avvengono ogni tanto, sconvolgimenti di ordine del giorno e della nostra stessa vita. Quante volte noi ci lasciamo distrarre dalle circostanze, i nostri occhi non guardano più a Gesù, ma sono fissi da altre parti. Oggi Simeone ci insegna una cosa: fissa il tuo sguardo su di lui. Inizia la giornata aprendo i tuoi occhi dicendo: «Gloria a te, Signore Gesù. Tu sei la mia salvezza, in te voglio confidare anche oggi, in te voglio avere fiducia, in te voglio avere speranza. Nella tua parola, oh Signore, voglio confidare», fissare il proprio sguardo sulla promessa di Dio. Ma se tu non conosci la promessa di Dio, a che cosa credi? Credo che esiste Dio, credo che Dio mi ha promesso
un futuro benedetto. Credo che Dio mi ha promesso la redenzione, la salvezza. Quanto è importante accogliere la parola di Dio, fare un tesoro della Bibbia. Ecco perché anche quest'anno di nuovo iniziamo un percorso biblico che si chiama Scuola Biblica, meraviglioso, che offriamo a tutti coloro che vogliono iscriversi. Sono delle lezioni che vengono mandate via email mese dopo mese, attraverso le quali i nostri occhi vedono la parola di Dio, le sue promesse, la sua fedeltà. Quanto è importante, fratelli e sorelle, conoscere la parola, fissare il nostro sguardo su di Lui e camminare con la luce di fronte ai nostri occhi. Invochiamo lo Spirito Santo per vivere come Simeone. Vieni Spirito Santo, tocca il mio cuore, tocca e apri i miei occhi, perché io mi decida anche oggi di seguire Gesù, di ascoltare la sua parola e metterla in pratica per avere la pace nel cuore, la forza nello spirito di resistere a tutte quelle prove che ci saranno oggi in questa settimana. Vieni, vieni Spirito Santo, toccami, guariscimi e donami una nuova vita in Gesù Cristo. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ecco lo slogan di oggi. Fissa il tuo sguardo su Gesù e non lasciarti distrarre. Fissa il tuo sguardo sulla parola. Ripeto l'invito, se vuoi approfondire la lettura, la riflessione, la comprensione delle promesse di Dio, iscriviti alla nostra scuola biblica sul nostro sito web. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao! Tutta la terra veduta salvezza del nostro Dio, tutta la terra ha veduto la salvezza.